Sono molto soddisfatto perché recuperare una partita contro la prima in classifica con i problemi che avevamo è motivo di grande soddisfazione. Anche perché la partita si era messa in un canale sì, quasi partita... a senso unico, diciamo così. Beh, la partita si era messa sì male per noi perché prendere un gol in una palla inattiva un paio di minuti alla fine del primo tempo chiaramente l'aveva incanalata verso i binari giusti per la San Benedettese, però senso unico, non credo, è una partita combattuta, chiaramente a momenti c'è stata la predominanza della San perché la San è forte e in più noi abbiamo dovuto subito fare una sostituzione di un attaccante, poi un altro e quindi chiaramente avevamo un po' poche risorse in quel momento, però siamo stati intelligenti nel non farla chiudere la partita, quindi l'obiettivo era tenerla aperta fino alla fine e poi andare a sfruttare eventualmente le occasioni che ci potevano capitare. Adesso è stata una partita, ripeto, molto combattuta, chiaro la Samb ha qualcosina a livello di occasioni più di noi ha fatto, però non è che credo che ci sia stata una partita senso unico. Sende cambi l'hanno agevolata quelli che ha fatto il mister Lauro alla fine? I cambi della San Benedettese se mi hanno agevolato sì. Beh, se entra Battista, Tomassini, Cardoni agevolato non credo insomma. Ho visto che l'uscita di Senigallesi probabilmente su da quella parte avete attaccato di più, è una domanda poi che dovete fare a loro mister, però ripeto la Samba ha talmente tanti giocatori forti e bravi come giusto che sia che non credo che quello possa aver agevolato o meno. Parte nostra, ripeto, siamo stati bravi a stare in partita e al momento questo è il massimo che potevamo fare, perché problemi chiaramente ognuno ha i suoi, noi ce ne abbiamo diversi e ripeto, perdere due attaccanti così insomma in corso di partita ci ha un pochino creato qualche difficoltà, però mi è piaciuto molto lo spirito, l'intelligenza, l'aver recuperato una partita e purtroppo per noi la strada ancora è lunga e dobbiamo capire che le partite da qui alla fine saranno sia con la prima che con l'ultima, in questo momento vanno giocate negli episodi e oggi è stato così sia per loro che per noi, perché grandissime occasioni, insomma tranne una nel primo tempo da Sam, non ne ho contate. Insomma. Due partite e due pareggi, hai trovato qualcosa di diverso nella Sam, negli avversari? No, la Sam chiaramente, ripeto, una squadra dai forte, all'andata magari avevamo fatto noi una partita ancora più volitiva e eccetera, oggi insomma ripeto, la Sam cercava anche la giocata individuale di giocatori che se sbagli qualcosa ti puniscono, quindi la Sam era forte all'andata, adesso mi sembra ancora più forte sinceramente perché credo che abbia nel proprio repertorio giocatori ancora di più di spessore. Questo così? Grazie. Grazie.